Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati nel format dei 3 minuti, quindi oggi affronteremo un argomento in questo tempo limitato. Non perdiamoci in chiacchiere e facciamo partire il tempo. Avviare uno studio. Tutti quanti, chi ha cominciato o chi sta cominciando a lavorare nel mondo della post-produzione e più in generale anche nel mondo del filmmaking e della fotografia, prima o poi vorrà aprire un'attività commerciale. È naturale che non si può rimanere amatori per sempre. Se si vuole trasformare quella che è la propria passione nel proprio lavoro, c'è bisogno di fare il primo passo e quindi aprire il proprio ufficio. Ma in tanti, ho sentito tanti amici, anche quando ho cominciato io, quindi mi sono posto le stesse domande. È importante avviare un ufficio? È importante avviare uno studio? Che cosa comporta questo? Naturalmente è importante aprire un ufficio, aprire la propria attività, aprire il proprio luogo dove poter concentrare all'interno tutte le proprie attività e quindi fare sentirsi più liberi e più creativi. Arriva per tutto il momento di abbandonare la propria stanza dove si aveva il computer e dove si affrontavano i progetti per cominciare una vita nuova, un po' come quando si va a vivere da soli. Il concetto è un pochino lo stesso. Di sicuro la prima cosa che bisognerà cercare è un posto fisico, un luogo, una stanza, due stanze, tre stanze, in base alle esigenze, a quanti ne siete, perché finché siete freelance siete da soli, quindi potrebbe andare bene una stanza. Ma se siete un gruppo di amici che hanno cominciato a lavorare insieme, di sicuro avrete bisogno di un luogo più largo e naturalmente questo comporta una spesa maggiore a fine mese. Avrete bisogno di una workstation e questo è il primo costo da considerare. Per chi all'inizio non deve per forza spendere tantissimo. Oggi per esempio vedo ragazzi giovani che fanno gara a comprare il prodotto di punta della Apple per poter lavorare. Non funziona così. Bisogna scegliere i propri strumenti in base alle proprie esigenze. Il computer più potente oggi lo acquistate e spendete tantissimi soldi, quindi è una spesa da ammortizzare. Cosa significa spesa da ammortizzare? È una spesa che voi fate all'inizio, ma che sapete di avere un rientro in un breve termine. In più c'è da mettere in considerazione la spesa di un ufficio, quindi un affitto, la bolletta della corrente, la bolletta del telefono, il costo della benzina, il costo del parcheggio, l'usura di un'auto. Quindi quando si avvia un ufficio, uno studio, bisogna tenere in considerazione tantissimi parametri. Nella sintesi, per capire se a voi oggi serve o meno un ufficio, potete fare un semplice bilancio. Su un foglio di carta, dividetelo a metà, da un lato mettete quelli che sono stati i vostri ricavi dell'anno scorso e dall'altro lato mettete quelle che saranno le spese per un intero anno della vostra attività. Andate a confrontare i due valori e al primo, quindi tutto quello che avete guadagnato l'anno precedente, sottraete tutte le spese che dovrete affrontare l'anno successivo. Se il risultato di questa operazione è ancora in positivo, vuol dire che avete un margine di spesa, quindi è probabile che riuscirete a gestire questa operazione. Nel caso in cui andate in negativo, vuol dire che la vostra mole di lavoro non giustifica la spesa dell'ufficio. E come ci si comporta in che il nostro bilancio è negativo? Semplicemente andando a ridurre dei costi. Se nella tabella dei costi abbiamo ad esempio un computer da 10.000 euro, vuol dire che ne dovremmo comprare uno da 3.000, così da poter rientrare all'interno dei costi. Insomma, questo voleva essere un veloce riepilogo sunto su come poter valutare la crescita del nostro business. Quindi uno degli step per chi non lo ha mai avuto è quello di avere un luogo, uno studio a cui dedicarsi. Fatemi sapere anche la vostra opinione, la vostra esperienza. Se voi avete aperto uno studio da poco, date consigli a chi pensa e vuole o sta per aprire il proprio studio. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.